Questo bilancio è stato approvato dalla metà, forse qualcosa di meno, dei sindaci della provincia. Ma ahimè, è un bilancio in perdita, ma non in perdita perché sono stati fatti investimenti. Riveracqua ha accumulato un debito intorno agli 8 milioni di euro senza aver fatto né manutenzioni né investimenti. Quindi vuol dire che questa società non ha funzionato. Ecco perché dall'inizio ho chiesto che venga commissariata, penso che succederà nei prossimi giorni, affinché la provincia abbia una persona di livello, scelta o dalla regione o dal ministero, che possa essere interlocutore autorevole per rilanciare il sistema idrico della nostra città, che ha bisogno di grandi investimenti. Non ho letto, o mi è sfuggito, che l'Assemblea di ieri abbia deciso come finanziare questi investimenti. Perché se gli investimenti non vengono finanziati con milioni di euro, e ce ne vogliono tanti, penso più di 30 milioni di euro, noi saremo condannati ad avere la siccità e i tubi che continuano a rompersi. E dove li troviamo questi soldi? Non mi pare di aver letto che ieri questa assemblea di sindaci si sia autotassata per cifre milionarie per riuscire a fare gli investimenti. Quindi credo che la soluzione potrà essere quella che è già avvenuta nel comune di Ventimiglia e nel comune di Imperia, dove ci sia il controllo pubblico e quindi la maggioranza pubblica, ma dove ci sia un privato che faccia l'apporto di capitali. È quella di far entrare AMAIE e Selcom e la tariffa d'ambito poi con AMAT e AIGA, e quindi in teoria poi si potrebbe andare avanti, quello che dicono il presidente, quello che dicono i sindaci. Guardi, è un discorso lungo che meriterebbe quindi delle ore. Io mi ci sono dedicato molto, avevo indicato anche una strada l'anno scorso, non si è voluto percorrerla, mi pare che si possa dire semplicemente che la strada decisa in allora da Rivieracqua sia stata una strategia assolutamente fallimentare.